Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Come va? Come state? Mi auguro ovviamente che stiate bene. Dobbiamo parlare di una situazione veramente molto 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 importante. Allora, sapete bene che il mercato della nostra squadra continua, va avanti, continua ad essere bello bello massiccio, bello tosto, bello saporito, diciamo così. E c'è un elemento veramente molto molto importante che noi stiamo trattando da tanto tempo. Ora, la situazione è un po' delicata, vi dico la verità, perché ci sono dei contrasti con la squadra che ne detiene il cartellino. Piano piano ne parliamo. Allora, premessa. Quando per la prima volta io ho sentito delle voci su questo ragazzo, cosa ho detto molto tempo fa? Ho detto: sto ragazzo ha la qualità tecnica per diventare un top. Il problema di questo ragazzo è che purtroppo, se lui non la smette di fare una vita da discoteca, purtroppo questo ragazzo non diventerà un top. Il calcio è anche questo. Il calcio non è solamente giocare bene a calcio, il calcio è pure avere ordine. Ok? Ci sono stati tanti calciatori geniali nel corso della storia del calcio che facevano una vita non esattamente serena. Però erano geni, erano giocatori che avevano qualcosina in più. Io sto parlando di ottimi giocatori, non di geni, che sono due cose diverse. Ok? Ma ne parliamo fra poco, perché dobbiamo parlare di una trattativa, secondo me, veramente molto importante. Prima, ragazzi, ovviamente, questa è una cosa veramente molto importante. Quindi, insomma, piano piano ne parliamo. E ovviamente, come ti dice, di cominciare come al solito, cosa dovete fare? Basta andare qua sotto, iscriversi ovviamente, mettere un bel like al video e poi ovviamente attivare la solita campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati. Mi raccomando, è veramente molto 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 importante, ti dà una grandissima mano perché da questo punto di vista ho molte persone che mi dicono: sono iscritto ma i video tuoi non li guardo perché non li vedo mai, cioè non vedo. Allora, se non li vedi e non ti appaiono è perché evidentemente non hai attivato la campanellina. Quindi attivala e se ti va, puoi tranquillamente seguirmi sui social. Allora, Zaniolo, Juve, giocatore che sinceramente parlando ha un pochino, c'è una situazione un po' strana su Zaniolo. Premessa: Zaniolo è un ragazzo giovane, stiamo a parlare di un ragazzo che ha 24 anni, quindi hai voglia te a diventare, quindi c'ha tutta la vita per diventare un grande, cioè tutta la cosa, cioè nel senso è giovanissimo, quindi ha un'intera carriera per diventare un grande giocatore. Il problema è che Zaniolo nella vita ha fatto scelte totalmente strane, totalmente diverse, totalmente sbagliate, che hanno portato sia la sua carriera che il suo modo di essere lontano dalle grandi squadre. Quando Zaniolo è uscito nel mondo del calcio, che è uscito fuori, abbiamo cominciato a conoscere Zaniolo, che è comunque un grande talento, aveva il potenziale per diventare un grande giocatore. Poi ha cominciato problemi con la Roma, problemi lì, problemi qua, è finita a giocare nel campionato turco. Tu mi puoi mettere un giocatore del genere nel campionato turco? Lo capisci pure te che sta lì, non sa manco lui perché. Cioè, non sa manco lui, non sa manco lui perché. Io non sto di niente, non faccio nulla, però ripeto, facciamo però. Ripeto e ribadisco, opinione, eh? Opinione semplice, non fatti, opinione, semplice opinione, parere e oserei dire mia personale visione delle situazioni. Ripeto e ribadisco, un giocatore che a 24 anni se ne va al campionato turco, un giocatore che con la testa non c'è. Ok? Io capisco tutto quello che te va, ma no al campionato turco. Detto questo, la Juve sta cercando di prenderlo. Perché la Juve a destra c'ha bisogno di un'ala destra, di un attacco a tre, che comunque possa aiutare qualora si dovesse decidere di cambiare modulo. È ovvio che se tu non cambi modulo lui non serve a niente. Se tu te continui a fossilizzare su sto modulo attuale che segui, prendere Zaniolo è inutile. È inutile perché non c'è un posto per lui. Quindi cambia modulo e vai a prendere Zaniolo. Per Zaniolo la Juve non vuole spendere tanto, vuole spendere pochissimo, ok? Quando dico pochissimo, non dico che vuole spendere minimo, vuole spendere comunque una cifra minore rispetto a quella che si legge sui 20 milioni, 22, 20 più, diciamo che non si arriva a 30 milioni, sotto i 30 milioni. Il Galatasaray chiede molto di più perché dice: noi abbiamo preso sto ragazzo,
Noi l'abbiamo fatto giocare, noi vogliamo molto di più. Zaniolo invece vorrebbe tornare in Italia, quindi si è creata una situazione un po' particolare. Ora, a Galatasaray interessano molti giocatori della Juve, ok? Ci sono giocatori diversi che loro hanno chiesto alla Juve, però nessuno di loro sembra voler intenzione, sembra essere intenzionato ad andare lì. Cioè, nessuno dei nostri vuole andare in più, anche se tu inserisci quelli, bisogna vedere come varia il prezzo. Il discorso è molto semplice. Zaniolo si è messo all'interno di una situazione che io non so come vederla questa cosa qua. Nel senso, se io ti valuto il giocatore, io ti posso dire lui è un grande giocatore. Chiunque dotato di un minimo di intelligenza vede Zaniolo e dice bravo. Chiunque. Non faccio nulla di clamoroso nel dire che è bravo. Però, Conte se è bravo, Conte se è da Juve. Perché purtroppo non conta solo essere bravi con la testa per essere qui. Questo non è un centro di recupero per persone che hanno problemi. Questa è una squadra di calcio che deve vincere tutto. E io non posso portare qua giocatori che non hanno la giusta disciplina. Allora, posso dire una cosa? Io Zaniolo dal punto di vista del gioco lo prenderei subito, perché a me Zaniolo piace come giocatore. Io ritengo che sia un grandissimo talento. Ma se Zaniolo viene qua e comincia a fare le stesse cavolate che face, che ha sempre fatto, Zaniolo il giorno dopo con me finisce fuori dalla porta, perché è una cosa che io non tollero. Ma non perché io sia uno che fa la cosa, le regole. A me delle regole, personalmente, non mi interessa niente. Va bene, perché io sono perfettamente consapevole, che la vita non può essere un continuo mettersi dentro le righe, cioè mettersi nelle righe e stare nelle righe. Io capisco che la vita è così e sono il primo ad essere, avere un carattere particolare, sicuramente in alcuni contesti, ma quando tu guadagni così tanto e vivi in questo contesto qua e sei in una squadra così, tu devi rispettare le regole, perché tu stare qua per te è qualcosa che ti potrebbe cambiare tutto. E se tu non sei disposto a sacrificare il tuo modo di essere, quello che tu sei e quello che tu fai per stare qua, non puoi stare qua. Semplice. In qualsiasi grande azienda in cui tu vai, ti chiedono di rispettare delle regole. A meno che non siano regole impossibili o che vadano ad essere regole inattuate, tu le devi rispettare. È il lavoro. E se Zaniolo nella sua vita, all'interno della sua vita, non ha mai saputo rispettare queste regole, Zaniolo o sei da una regolata o a 24 anni tu stai a sprecare. Tu a 24, 24 anni finirai a giocare nei campionati minori così. Quindi Zaniolo, è la Zaniolo se deve crescere prima di testa e poi può venire. E per quanto riguarda il prezzo, quello è un altro discorso, quello non c'entra niente. Però io dobbiamo capire che bisogna parlare prima del carattere. Perché se tu arrivi qua e pretendi di fare quello che facevi prima, ti dico già stai lì, non ti avvicinare, non ti avvicinare nemmeno, stai lì. Se devi venire qua e devi fare quello che fai, lascia stare. Stai lì. In Turchia, tra l'altro, è un bellissimo paese perché sicuramente ci sono dei problemi politici, ma a livello estetico la Turchia è un bel paese. Non so se avete mai visto la Turchia, se ci segui, è un bel paese. Stai lì, vivi nei centri abitati, sposati una bella ragazza turca che sono bellissime, tra l'altro, fai, sposa quello che ti pare. Fai quello che ti pare, gioca, divertiti, ma non venire qua. Se invece tu vuoi venire qua, tu te devi rendere conto che ci sono cose, devi ragionare con la testa se vuoi venire qua. Se non vuoi venire qua, stai lì. Tutto qua. Non cominciamo a fare da problemi, perché già abbiamo gente in rosa che va presa a calci in sedere. Non portiamo pure qua un altro. Già abbiamo gente, qua già abbiamo persone che uno mi piace, l'altro mi piace, il rinnovo, la cosa. No. Quindi, fatemi sapere un pochino nei commenti qual è la vostra opinione su Zaniolo. Quindi datemi che ne so,
un'opinione. Datemi un modo di vedere le cose, fatemi sapere un pochino nei commenti qual è la vostra opinione su questa situazione, eccetera, eccetera.